interverrà il presidente Ferdinando Il Cosimato, dall'alto della sua esperienza e della sua conoscenza del tema, la possibilità insomma di chiarire alcuni punti importanti. La parola al presidente. Ti ringrazio molto per avermi invitato qui e vi chiedo scusa anche per il fatto che non ho una voce molto chiara, limpida, a causa della bronchite che mi ha colpito da qualche giorno, niente di grave. Tuttavia è stata una bronchite febbrile che mi costringe a lasciarvi subito dopo il mio intervento. Quindi ringrazio la senatrice Sara Pagini e ringrazio Giacomo Gianarelli e Benedetta Mazzini, mi pare, che mi ha invitato. Ecco, io vengo volentieri perché ritengo che questa sia una battaglia cruciale in difesa della democrazia e della eguaglianza dei diritti sociali e anche del futuro dei giovani. Io sono molto, da una parte, preoccupato, dall'altra sono arrabbiato, però dall'altra ho una speranza che questa battaglia che noi facciamo possa sortire dei buoni risultati. E quindi in breve dirò alcuni punti essenziali di questa cosiddetta riforma che riguardano proprio violazioni di norme elementari, non solo della Costituzione Repubblicana, ma anche del, secondo me, del codice penale, per cui cosa per la quale ho fatto pure una denuncia alla Procura della Repubblica per violazione della legge elettorale, una delle tante violazioni che il nostro Presidente del Consiglio consuma tutti i giorni con le sue insolenze, minacce, con le sue bugie, con la sua promessa di dare dei benefici a tutti e anche con la sua interferenza in campi che non sono di sua competenza. Adesso è diventata anche una specie di rettore che nomina il professore universitario, per cui sta controllando anche delle università, come mi è stato detto da alcuni studenti della facoltà di giurisprudenza della terza università, che sono stati sollecitati anche da quelli della Sapienza, dove io sono andato a tenere una conferenza insieme al professor Pace, nel senso che il rettore vuole vietare loro di fare un'iniziativa per parlare della Costituzione, che fino a prova contraria è una Costituzione vigente fino a quando non verrà cambiata. E quindi io ci vado volentieri, ho annullato un altro impegno che avevo contemporaneamente, però non si possono lasciare soli gli studenti universitari che credono nella necessità di difendere la democrazia e la Costituzione. Facendo un po' un'analisi dei punti essenziali di quello che è accaduto, la cosa che bisogna ricordare è che questa riforma è stata varata da un Parlamento formato dal 25%, che è diventato un'illegittima maggioranza del 54% grazie alla legge Porcello. E questo non è che lo dico io, lo dice la sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014, che dice che questo Parlamento vigente è un Parlamento illegittimo perché è frutto della totale coartazione della volontà degli elettori. Quindi dice appunto la Corte Costituzionale che non è legittima né la maggioranza e né l'opposizione, per cui il risultato di questa decisione che è stata presa nel 2014 era una sola, perché il Parlamento doveva fare una legge importante, la legge elettorale, che non avesse però gli stessi difetti della legge che è stata dichiarata in Costituzione. Invece la prima cosa che ha fatto
il governo in carica ha fatto una legge con gli stessi difetti, secondo dei soci anche più gravi, ma con un po' più gravi o meno gravi, sono gli stessi difetti, che sono prima di tutto il blocco dei cavillisti, che sono 100 cavillisti bloccati, ma poi ci sono anche i secondi e i terzi che sono indicati dall'alto nella legge elettorale, di cui non possiamo non parlare, perché la legge di riforma del Senato si collega e tutte e due insieme conferiscono al primo ministro, chiunque esso sia, dei poteri abnormi che vanno in contrasto con un principio cardine della Costituzione, che è quello della separazione e dell'equilibrio dei poteri. Diceva Adam Smith: laddove c'è una democrazia nella quale non c'è separazione dei poteri, lì non c'è democrazia, non c'è Costituzione. E questo è l'obiettivo che vuole realizzare Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. E allora, non solo ha fatto questa legge elettorale che ha gli stessi identici difetti, cioè capitista bloccati, pluricandidature, nel senso che una persona si può candidare in 10 collegi, e poi un enorme, abnorme premio di maggioranza. Questi difetti vanno contro l'articolo 48 della Costituzione, che è tuttora vigente, secondo cui il voto deve essere personale, libero e uguale. Non è libero perché uno è costretto a votare a capilista bloccati, non è personale perché io voto Tizio, ma questo poi si rinuncia al suo posto come parlamentare e fa subentrare un altro che non è gradito alla persona che ha votato. Quindi viene violato questo principio della personalità del voto, e non è uguale perché anche con una maggioranza del 25% si può godere di un premio di maggioranza che porta il primo partito, che potrebbe essere, speriamo che sia il Movimento 5 Stelle, ma potrebbe essere il Partito Democratico, che potrebbe portare questo partito al 54%. Ora, bisogna ricordare che la legge truffa del 1954-55 fatta da De Gasperi e contestata dalle opposizioni prevedeva che il premio di maggioranza venisse riconosciuto, come ha ricordato Giovanni Sartori, solo al partito che avesse raggiunto il 50%. Quindi mi sembrava anche ragionevole, cioè un partito raggiunge il 50%, con il 50% non si governa, ti diamo il 5% di premio di maggioranza. Qui invece no, qui prima di tutto deve essere il 40%, devi raggiungere il 40%, ma se raggiungi il 24-25% tu prendi ancora un premio ancora maggiore di quello che dovresti prendere. Quindi è chiaramente una legge illegittima, la legge Italicum, che è stata impugnata ed è stata portata all'esame della Corte Costituzionale da parte di 4 tribunali, uno e l'altro di ieri, cioè 4 tribunali hanno ritenuto non manifestamente infondata la eccezione di costituzionalità fatta da alcuni cittadini in Sicilia, in Piemonte e in altri luoghi. La Corte Costituzionale, anziché, e qui la mia critica va anche alla Corte Costituzionale, anziché dichiarare subito incostituzionale questa legge che ha gli stessi difetti di quella dichiarata incostituzionale nel 2014, dopo 10 anni di disastri, invece che fa? Ha rinviato, perché deve aspettare l'esito del referendum, e speriamo che vada nel senso da noi dichiarato, perché no, perché per il no, per il sì, tu Corte Costituzionale devi dichiarare di quell'illegittimità costituzionale. E un giudice relatore che sta lì sempre che abbia ricevuto, questo l'ho saputo pochi giorni fa, una visita di uno dei riformatori, della Maria Elena Boschi, che è andata a parlare, che è andata a parlare a fatti, io lo segnalo alla senatrice Sara Pagini, che è venuto di fare un'interrogazione parlamentare
per sapere questo, che andate a parlare a fare. Secondo me andate a sollecitare questa cosa, perché poi dopo voi state inviati. E non noi inviati, è uno. Secondo, veniamo alla legge di riforma del Senato. È una, non proprio, non si sa da che parte cominciare, perché sono tante le nefandezze che sono contenute in questa legge, che veramente non c'è l'imbarazzo della scelta. Perché prima di tutto è stato tolto il voto, che è una cosa gravissima, lo dobbiamo ripetere fino alla noia, ai cittadini, cioè i cittadini non votano più per i senatori, che sono stati ridotti da 315 a 100, a 95, perché 5 sono di nomina del Presidente della Repubblica. Lo fatto è gravissimo, perché si viola l'articolo 1 della Costituzione, che dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Dicendo queste parole si dice che il popolo esercita la sua sovranità nell'unico modo possibile, attraverso il diritto di voto. E tu togli al popolo il diritto di voto, e non si può fare. Questa è una riforma costituzionale che è incostituzionale. Quindi, per la verità, secondo me, il Presidente della Repubblica doveva intervenire e dire: questa cosa non si può accettare, cambiate. E in base all'articolo 74 della Costituzione dovrebbe invitare la Camera e il Senato a modificare questa parte della riforma, perché viola un principio fondamentale che è immodificabile. La Costituzione ha due o tre principi immodificabili. Uno è che la Repubblica non si può cambiare, lo dico l'articolo 139, e l'altro è questo, è che, cioè che il voto appartiene al popolo e non può essere avocato il popolo, questo diritto di voto sacrosanto. Quindi già questa è una cosa grave. Ma se poi a questo aggiungiamo che questa riforma è stata approvata da una maggioranza indicata dal 25%, che è diventata illegittima maggioranza, con l'esclusione totale non solo dell'opposizione, Movimento 5 Stelle e altri, ma anche con l'esclusione dell'opposizione interna al Partito Democratico. Perché? Perché quando si è ribellato il capo gruppo del Partito Democratico, Roberto Speranza, il quale ha detto: non è possibile che questa legge venga votata di fatto con la fiducia, con il suo pentangulo, eccetera, eccetera, questa è costretta a dare le dimissioni, così come sono stati costretti a dare le dimissioni i parlamentari della Commissione Affari Costituzionali, che non erano d'accordo su questa riforma. Quindi, e se non è il regime questo, qual è il regime? Il regime, sapete che cos'è il regime? È la dittatura della maggioranza che governa nel disprezzo dei diritti dell'opposizione. La quale opposizione è organo della sovranità popolare al pari della maggioranza. Questa non è una definizione mia, ma è una definizione che risale ai tempi di Tucidide, di Pericle, di Aristotele, che sono stati i padri della Costituzione. Ebbene, qui si esclude completamente non solo l'opposizione, ma anche l'opposizione interna. Ora, questa cosa è stata costituzionalizzata. A questo poi si aggiungono altre amenità, e cioè io sono un collaboratore del Ponte di Calamandrei da 20 anni e ho il privilegio di essere uno dei collaboratori di questa rivista fondata dalla Calamandrei. Il mio amico Marcello Rossi mi ha mandato due volumi di tutti gli interventi di Calamandrei, il quale la prima cosa che dice qualunque decisione in materia di Costituzione la deve fare solo il Parlamento, non la può fare il governo. Il governo non ci può entrare. Io mi sono chiesto: ma come mai questa cosa? E perché
No, giustamente, di tutto, perché la sovranità appartiene al popolo e quindi l'espressione del popolo è il Parlamento, non è il governo. Secondo, perché il governo, essendo parte in causa, è portato a aumentare i poteri a favore di se stesso. E quindi lui disse proprio queste parole: nella preparazione della Costituzione il governo non ha nessuna ingerenza, disse Calamandrei. Il governo può esercitare per delega il potere legislativo ordinario, ma nel campo del potere costituale non può avere alcuna iniziativa, nemmeno preparatoria. Quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti di tutto. E allora, estraneo del pari deve rimanere il governo alla formazione del progetto. Se si affida, e questa è un'altra cosa importante, al governo o una commissione di tecnici non facenti parte dell'assemblea la preparazione del piano, la sovranità popolare viene meno male. Bene, no, questa fa tutto il contrario. A tutta la riforma è stata fatta, imposta dal governo. E i due riformatori sono questi due signori, di cui uno non è mai stato eletto parlamentare. Cioè questo non è. Ma questa cosa di Calamandrei, attenzione, sapete da chi è stata confermata? Da Alcide De Gasperi, il quale nel 1947 era capo del governo e come capo del governo disse: io chiedo la parola. E dice: perché? Però io prendo la parola non come capo del governo, che non ho nessun titolo per intervenire, ma la prendo come deputato. Scende dal banco del governo, va nel banco dell'assemblea e prende la parola per discutere l'articolo 7 che riguarda i rapporti tra lo Stato e la Chiesa bilateralmente. E chiede scusa e non mette più bocca nella materia della riforma della Costituzione. Tutti si sono meravigliati, dicono: ma lui ha detto no, il governo no. Poi è intervenuto il presidente dell'assemblea costituente, Umberto Terracini, il quale ha detto: il governo non può fare niente, anzi tutti i giorni ci deve rendere conto di quello che fa, deve venire davanti alla commissione. Quindi istituì una commissione ad hoc perché temeva che il governo potesse approfittare attraverso questi trucchetti, eccetera, eccetera, potesse interferire nella nascita della Costituzione, la quale fu approvata dal 95 o 94% dei parlamentari. C'erano democristiani, comunisti, socialisti, liberali, repubblicani, azionisti di giustizia e libertà, tra cui Calamandrei, e monarchici. Quindi praticamente questa Costituzione, nata dal concorso di tutte queste forze, invece è diventata solo la Costituzione di questi due soggetti che hanno pure un problema con la giustizia. Perché? Perché uno è figlio di un indagato per bancarotta fraudolente, che sarebbe la ex Boschi, e quindi c'è un processo davanti al procuratore di Arezzo, speriamo che si concluda qualche cosa, e l'altro invece è cognato di un indagato per riciclaggio, che sarebbe Renzi. Ma poi c'è un altro dei riformatori, che è un certo Denis Verdini, che è stato condannato in primo grado per corruzione. E adesso, anzi ieri, che ha fatto pure un confronto che l'hanno annullato, questi annullano i confronti quando non gli conviene. Cioè uno dei riformatori rinviato, per il quale è stata chiesta la condanna per avere condizionato gli organi costituzionali. Ma questo è di pochi giorni fa, capito? Cioè pochi giorni fa, uno dei padri costituenti, si fa per dire, perché speriamo che non vincono, è stato oggetto di una richiesta da parte del procuratore della Repubblica di Roma di condanna da alcuni anni per partecipazione ad associazioni massoniche che tendevano a condizionare la Corte Costituzionale
il Consiglio Superiore. C'erano anche dei magistrati, qualche magistrato dentro. Ebbene, e noi dobbiamo avere questi costituenti. Già questo dovrebbe bastare. Ma diciamo qualche altra cosa per non togliere troppo spazio a voi, però voglio dire, già questo fa rabbrividire, E teniamo la questione del risparmio. Questa storia di 54 milioni secondo la ragioneria generale dello Stato, che diventano 500 milioni nelle palle quotidiane che Matteo Renzi ci rifila ogni giorno con una disinvoltura, lui non si fa manca l'ustola, perlomeno il colpevole, diventa cose come indifferenza, 500 milioni, la cassa, e dice e la cassa noi vogliamo, la cassa, ma quale cassa? La cassa sei tu che fai quello che vuoi nell'interesse del banchiere, che dovresti denunciare, e vuoi la maggiore velocità per fare le leggi, vai a vedere, ma io come un cittadino qualsiasi dico, fammi vedere che legge ha fatto, e quali ostacoli ha trovato, ha fatto la legge sulla prova scuola, che è un orrore, contro i professori, contro i docenti, ai quali ha destinato niente dal punto di vista dei salari, delle retribuzioni, mentre i funzionari della Camera e del Senato prendono 10 volte più di quelli che prendono un professore, 1.500 euro al mese dopo 30 anni di servizio. Non solo, col pericolo che se loro non fanno quello che pensa il dirigente scolastico, possono essere anche sottoposti a delle discriminazioni, che il dirigente scolastico adesso è titolare di un potere abnorme rispetto a come è la Costituzione, che dice libera la scuola, è libera l'insegnamento. Invece pensate che hanno messo pure anche l'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi attenzione, nella riforma, articolo 40, c'è il comma 3, ultima parte del comma 3, che prevede, grazie a un emendamento introdotto da tanti senatori del cassiere, tesoriere, eccetera, eccetera, che tutto quello che finora di illecito loro hanno fatto attraverso appalti senza regole, affitti d'oro che si pagano miliardi e servizi pure questi d'oro e stipendi d'oro, mentre le forze dell'ordine hanno subito una diminuzione dei loro stipendi insieme ai professori. Ebbene, che cosa hanno fatto? Hanno messo nella Costituzione questo privilegio che si chiama autodichia, cioè che la Camera, l'amministrazione di Camera e Senato possono fare quello che vogliono. Deriva dal greco autos dichidiche, cioè dice la giustizia, chiede me l'autogiustizia, ma questa è una vergogna. E c'è una causa, e se per caso dovesse passare questo già si sono aumentati gli stipendi, sapete chi me l'ha detto questo? Un beneficiario di questi privilegi, il quale mi ha chiamato pure questa mattina, ha detto io non ce la faccio, è una cosa troppo grave, io sono venuto al Senato per prendere uno stipendio giusto, invece qua mi vogliono dare uno stipendio, e mi ha dato tutti i dati che altrimenti io non avrei capito che cosa è. Allora io gli ho fatto una domanda su Facebook, che è un amico, e ho detto senti un po', ma io ti avevo chiesto di fare un duello, non dico un duello perché io non sono alla tua altezza, ho detto a Matteo Renzi, però se canta salutiamo l'onorevole Buonasera, dico anche con un certo rispetto dovuto all'età e anche all'imbandimento, facciamo questo incontro in cui io non voglio darti nessuna visione, voglio sapere da te delle cose su questioni che non ho capito. E visto che non hai accettato questo invito, io
io te li scrivo ogni giorno. Quindi stamattina è partita la prima domanda. Cioè, questa autodichia che è stata inserita grazie al Partito Democratico con il voto contrario solo del Movimento 5 Stelle, a cui va la mia gratitudine, forse nemmeno il Movimento 5 Stelle sa che ha votato contro, cioè nel senso che nella Commissione Affari Costituzionali il nostro Fraccaro ha votato pure male, ha votato pure. Ebbene, questo è un segno di serietà, questa è la democrazia, cioè rispetto delle uguaglianze. Non è che uno deve prendere gli stipendi a prova e l'altro deve prendere gli stipendi di 4 soldi, perché questo va contro l'articolo 3 della Costituzione, per cui anche il figlio dell'operaio deve poter avere uno stipendio per cui poter mandare i figli a scuola, combattendo quel fenomeno che è l'evasione scolastica, che diventa sempre più diffusa. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Questo è il cuore del problema che loro non hanno mai voluto attuare, perché la nostra Costituzione meravigliosa chiede solo di essere attuata, ma loro non la vogliono attuare. E noi faremo in modo che questa Costituzione si salvi e faremo in modo che sia attuata anche grazie all'alternanza, perché democrazia è alternanza, senza l'alternanza non c'è. Loro vogliono restare lì per sempre e non è giusto, loro vorrebbero restare lì, e quindi dobbiamo dare una risposta. Questa è una scelta cruciale per la democrazia, per la libertà e per l'eguaglianza. Quindi io credo che noi non possiamo venir meno a questo dovere nemmeno per un minuto, nemmeno per un secondo. Questi ultimi giorni sono terribili. Ma chi ha fatto questa Costituzione? Io l'ho chiesto, non si sa. Dice, ma no, loro non l'hanno scritto. Sono stati altri, abbiamo controllato in parecchi, c'è stato il J.P. Morgan, come vi dirà anche Bonafede, che è questa banca che vuole comprare, per modo di dire, il mondo dei Vasco di Sera per fare un altro affare a scapito dei risparmiatori, perché non vuole affatto salvare il mondo dei Vasco, vuole avere la provvigione, vuole avere la somma che si paga. E chi si sta nella J.P. Morgan, l'amministratore delegato è un certo James Dimon, che manca a fare la posta, adesso aspira a diventare ministro del tesoro del governo Trump. E sapete chi è il tifoso di J.P. di questo Dimon? Cioè, Matteo Renzi. Grande. Non devo sbagliare, perché? Ma no, ma voglio dire, ma questo è tutto cosa c'è? È tutto provato, quello che dico io, tutto provato, è tutto provato. Quindi lui dice, ma che c'è di male? No, c'è di male, perché questo acquisto della MPS da parte della J.P. Morgan non va bene, perché la J.P. Morgan è stata condannata in America dall'amministrazione Obama a pagare una multa di 31 miliardi di dollari per aver violato i diritti degli investitori e dei risparmiatori, poveracci che avevano i soldi nelle banche che acquistate dalla J.P. Morgan, che si sono visti buttati in mezzo alla strada perché hanno subito degli sfratti per gli immobili che loro avevano acquistato facendo di potere. Conclusione, ecco, voglio dire, ma questa è. Allora, se questa è la verità, se questo J.P. Morgan è l'autore di questa riforma, come noi pensiamo, non solo io, ma parecchi hanno letto questo documento del 28 maggio del 2013 senza mai essere smentiti su questo punto, e allora noi dobbiamo lamentare un fatto molto semplice, che questa riforma non è il frutto della volontà
del Parlamento italiano, ma è il frutto della volontà di forze esterne al Parlamento, che sono, che non possono interferire. Noi dobbiamo ribellarci, non possiamo passare noi delle elezioni perché ci ribelliamo. Loro sono gli elettori, quelli che vanno contro la legalità repubblicana e contro la legalità costituzionale, che è la forma più alta di legalità. È inutile che stiamo andando appresso a quelli che ruba qui al supermercato. Lì la prima forma di legalità è la legalità costituzionale. Ed allora ecco che io vi chiedo uno sforzo straordinario per fare in modo che questa battaglia noi la possiamo e la dobbiamo vincere, non per noi ma per i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri giovani, perché loro sono la nostra speranza. Io penso a loro e penso che noi abbiamo questa possibilità e l'abbiamo grazie al Movimento 5 Stelle. Lo dico senza essere appartenente a questo movimento, di cui mi onoro di essere un sostenitore, perché loro stanno facendo una bella opposizione e solo se loro apportano questa battaglia non la potremmo vincere. Quindi io vi ringrazio e ricordo che la Costituzione non è un arido elenco di articoli senza nome, ma è il testamento spirituale di 200.000 morti. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono dei giovani, giovani come voi, caduti, caduti combattenti, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia e libertà venissero scritte su questa carta. E se qualcuno vuole andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la Costituzione, vado sulle montagne, quelle di Carrara, di Massa e della Toscana, di Valluccio, dove i partigiani sono stati assassinati, vado nelle campagne dove i partigiani sono stati picchiati, vado nelle carceri dove sono stati torturati, laddove è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità del popolo italiano. Andate lì col pensiero, giovani, perché lì è nata la nostra Costituzione. Presidente, non di parlare di educazione, ma anche per prendere un premio più di fatto, siamo con la senatrice Sara Pannini. Io spero che in quest'aula, in questa sala, stasera ci sia qualcuno indeciso o che magari vorrebbe votare sì, perché mi piacerebbe avere un confronto. Gli vorrei far capire la violenza con queste, con quello, nel modo che è stata fatta e pensata questa Costituzione stravolta, affinché si potesse poi in un secondo momento applicare quello che era il cosiddetto tagliola, il cosiddetto canguro, con la cosa che faceva sì che si saltassero a piedi pari tutti gli emendamenti dei parlamentari, con delle gabole, con delle cose inaudite, con delle truffe vere e proprie, con degli emendamenti forzati, messi in mano a chi nemmeno sapeva che cosa c'era scritto in quell'emendamento, uno per tutti l'emendamento con Ciancic, venivano saltati migliaia, centinaia di emendamenti del popolo che avevano il dovere e il diritto di poter incidere su queste riforme. Tutto scancellato con un grandissimo colpo di gomma gigantesca da questi colpi di mano. E sapete perché l'hanno potuto fare? L'hanno potuto fare perché l'hanno tenuto in piedi per 6 mesi delle cariche che dovevano dare. Cioè la maggioranza in quel momento che c'era e non c'era la ballerina si era formata dietro le stanze del potere attraverso nuove formazioni di gruppi politici. Ala, Verdini saltava fuori con la sua meravigliosa idea, quella di formare un gruppo nuovo dove tutti questi transfughi andavano a fare parte per poter appoggiare una maggioranza del PD che era ballerina veramente e dare l'appoggio a un eventuale governo. Voi penserete, ma per il bene dei cittadini? No, per il loro bene personale, portare avanti semplicemente le cose che servono a loro, quella sì che la cassa. E allora che cosa c'è in ballo? C'erano queste cariche. Dovete sapere che ogni 2 anni e mezzo le commissioni devono essere riviste nell'intero organico, cioè la presidenza, la vicepresidenza, la segreteria, bisogna rinnovarle, no? Per statuto. E allora hanno tirato avanti altri 6 mesi con noi all'interno che urlavamo, dobbiamo assegnare le nuove commissioni, dobbiamo rimettere male le commissioni. E lo stesso presidente della
camera, ha fatto orecchie da mercante, ma perché non si andava a nominare queste persone? Perché ce ne fanno questo, il dare vero a quel broncina, essere presidente di una commissione, che cosa significa? Significa quasi 2.000 euro in più al mese, significa l'auto blu, significa avere una servitù in più, significa avere più prestigio. È chiaro che c'era un interesse di molti parlamentari in quel momento di poter accaparrarsi in certe cose, e non è stato allungato questo brodo. Il caso vuole che appena votate le riforme si sono fatte poi anche le nuove cariche delle commissioni, ma guarda un po', e ci siamo trovati nelle commissioni personaggi assurdi, no? A essere anche vicepresidenti, persone che non sappiamo nemmeno il titolo di voce che hanno in quell'aula. E allora è stato tutto un mercanteggiare, è stato veramente il mercato delle vacche, fatto e visto sotto e davanti ai nostri occhi. Ecco, la riforma costituzionale del signor Verdini, del signor Caridi, della signorina Bossi, è nato con queste prerogative. Il mercato delle vacche, chi offre di più, chi mi dà di più, io vi do un voto in più, voi mi date magari una bella legge per... che si allungherà o che non verrà mai fatto, magari per la prescrizione, perché magari in questo momento a qualcuno fa comodo che la prescrizione non venga toccata e che rimanga una porcata a te. E allora noi siamo in mano delle persone che non guardano gli interessi dei cittadini, siamo in mano delle persone che guardano i loro interessi personali e privati, ma non è una novità per noi cittadini. E allora qualcuno ha detto che bisogna fare la Costituzione smart. Sappiate benissimo che il signor Renzi non è consigliato dai padri costituenti o dei costituzionalisti e degli esperti. Il signor Renzi e la sua banda è consigliato dagli grandissimi e bravissimi pubblicitari, perché oggi come oggi tutto quello che noi leggiamo lo troviamo nei titoli dei giornali, negli spot, nei tweet, e poi se andiamo a cercare la carta, il disegno, non troviamo niente, è tutta pubblicità. Pubblicità fatta per poter dare un po' di fumo negli occhi ai cittadini che non hanno voglia neanche di andare a cercare più le cose. Beppe oggi ha fatto un bellissimo annuncio a Luna, io ho avuto modo di ascoltarla mentre venivo qui in treno, e ha fatto capire benissimo come i cittadini non sono curiosi, non vanno a vedere, non si vanno a leggere la Costituzione, non si vanno neanche a leggere le balle gigantesche che dice Renzi se esistono o se non esistono, ma i cittadini sono diventati i famosi ranocchi bolliti, dove tutto sommato alla fine in questo pentolone che viene scaldato un po' alla volta ci si sta benino, poi si scalda un po' di più, ma si sta ancora meglio, a un certo punto il pentolone va a 100 gradi, il ranocchio muore e non sa perché, ma è morto e non ha fatto neanche un salto di indignazione. Allora noi, come cittadini, una cosa sicuramente siamo profondamente indignati, io sono profondamente arrabbiata, perché la sto vedendo tutti i giorni sulla mia pelle quello che si stanno facendo, violenze su violenze, con la complicità di una stampa asservita al potere del più forte, con una stampa asservita al potere di un governo viscido, un governo falso, un governo bugiardo, che ci racconta le balle che il Senato verrà abolito, e non è vero che ne ha abolito, che il Senato farà risparmiare un sacco di soldi, non è vero che si risparmiano tantissimi soldi. Allora il Senato non viene abolito, il Senato resta, rimane la carica, per esempio, dei presidenti delle commissioni, rimane tutta quella che è la presidenza, rimangono le auto blu, rimangono i palazzi, rimangono le sedie, rimangono i commessi, rimane tutto, perché poi alla fine quello che incide sulle spese non è lo stipendiuccio del senatore e del parlamentare, si risparmia 48 milioni effettivi, gli altri 700 euro restano, ma non solo restano, chi dovrà andare a fare il doppio lavoro, cioè il consigliere regionale o il sindaco regionale che dovrà fare il doppio lavoro, verrà comunque rimborsato del viaggio, dell'albergo, del pranzo, magari si dirà mi ci vuole un autista che mi porta perché io devo fare due lavori, come faccio, mi ci vuole un autista, e tutte queste spese torneranno nel nostro groppone. Ma poi se veramente volevamo risparmiare, e lì ditelo a tutti quelli che dicono che è vero che si risparmia, provate a dirmi perché se non si risparmia, perché allora hanno provato a infilare in questa legge di stabilità le righe, e l'abbiamo provato perché non siamo cittadini stupidi ma siamo cittadini attenti, perché hanno infilato un emendamento che regalava 60 milioni a un bel torneo di golf, perché questa cosa l'hanno permessa, se vogliamo risparmiare. Immagino che qui siamo tutti campioni di gol, vero? Tutti, tutti.
quanti abbiamo la, non vogliamo noi di poter far parte di questo torneo. Oppure volevamo risparmiare. Ebbene, perché non abbiamo accorpato il referendum sulle trivelle insieme alle amministrazioni, alle elezioni amministrative della scorsa tornata elettorale? Abbiamo buttato via dalla finestra 300 milioni, 300! E allora noi vogliamo risparmiare. Verdini è stato accusato di avvicinare i giudici della Corte Costituzionale per carpire in anticipo e condizionare l'orientamento degli altri magistrati. Cioè, capite bene che non è possibile credere alle loro palle, non è possibile. E allora questa Costituzione è così fatta, con un salticchio di doppio lavoristi, con quella che è l'immunità parlamentare, fatta da persone che non so, un sindaco, come può fare il sindaco e il senatore. Io non so veramente come possa un consigliere regionale fare il consigliere regionale e il senatore. A me non mi bastano 24 ore se voglio fare bene il mio lavoro, perché c'è da studiare, da leggere, da confrontarmi, da capire, perché la materia non è semplice, è difficile. E allora perché è stato pensato questo giochino dal signor Renzi, da JP Morgan ovviamente? Perché questo è il sistema, guardate questa piantina, la vedete, ci riuscite? Questa è l'Italia. Quello che voi vedete rosso sono le regioni dove il PD ha il boccino in mano. Allora se i parlamentari nuovi, i nuovi senatori del Senato nuovo dovranno essere decisi da qualcuno, secondo voi da chi sarà deciso? In modo equo, in modo giusto, in modo democratico, o ci sarà un unico partito che metterà i suoi struccabottoni, perché due cose non le può fare, andranno lì, schiacceranno il bottone che il loro capo gli dice, e questo sarà il Senato. E allora abbiamo chiesto, signori e signori, ci dite sempre che noi siamo quelli del no, e allora guardiamo se lo siete per caso voi. Abbiamo proposto, dimezziamo il numero dei parlamentari, ci hanno votato no. Dimezziamo l'indennità degli stipendi dei parlamentari, ci hanno votato no. Togliamo l'immunità ai parlamentari, ci hanno votato no. Allora abbiamo detto, facciamo una cosa, togliamo proprio il Senato, ci hanno votato no. E allora abbiamo detto, ma almeno vogliamo i senatori a vita, ci hanno votato no. Allora noi siamo quelli del no, o sono loro quelli del no? Guardate, Beppe oggi ha detto che alla fine, veramente, la colpa alla fine non è neanche di questi quattro gatti spelacchiati che sono lì messi sulle strade dalle televisioni e dai media, ma la colpa è nostra. No. La colpa è nostra perché dormiamo. Io ieri mi sono confrontata con un cittadino al banchetto di Massa di Carrara che mi diceva, io voglio, voterò sì perché a me Renzi mi sembra il cambiamento, ma io ho provato a parlare, guarda, gli spiegavo le cose, niente, non ce l'ha fatta, è rimasto nella sua idea, e io devo anch'io capire quando la battaglia è persa con qualcuno invece quando c'è speranza. Io mi devo porre la stessa domanda, io oggi, e poniamocela tutti, sarei disposta a morire per la libertà? Ma veramente facciamocela stanotte quando siamo a letto nel silenzio delle nostre stanze, io mi farei fucilare perché vorrei un futuro migliore per chi verrà. Ebbene, queste persone lo hanno fatto, oggi forse non lo faremo più perché è cambiata la nostra cultura, abbiamo perso il senso dell'umanità e dei valori che ci accomunano. E allora non possiamo fare solamente che una cosa, inchinarci a chi ci ha dato questa possibilità di crescita per avere una società più equa, più giusta, e opporci fermamente a chi oggi ci vuole considerare dei cretini, a chi oggi ci vuole considerare delle persone che vanno dietro a un grece. Noi invece non dobbiamo esserlo né ora né mai. La Costituzione la difenderemo e sono sicura che il 4 di dicembre sarà la seconda liberazione della Repubblica Italiana, perché no, non sarà. Sulla materia.
alle quali io ti invito di rivolgermi qualsiasi tipo di domanda, di dubbio. Infatti anch'io come Sara spero che fra voi ci sia qualche indeciso o addirittura qualche sostenitore del sì, affinché possa fare delle domande e che da questo confronto ne possa nascere una crescita. Ora, voglio fare, loro sono la parte tecnica e la lascio fare a loro. Siamo qui a parlare appunto di Costituzione. Io una riflessione la voglio fare, perché noi ci troviamo oggi a parlare di riforma della Costituzione. Ecco, la mia riflessione è sulla priorità. Noi ci troviamo davvero in un momento storico in cui avevamo bisogno di fare una riforma della Costituzione. Oggi sembra che l'Italia sia bloccata perché la Costituzione non è stata ancora revisionata in questo modo. Mi sono incontrata con delle mie amiche, abbiamo discusso di questo, mi hanno detto, ah, ma se non la facciamo ora non la faremo mai più. Ma che oggi di che cosa hai bisogno? Il popolo italiano oggi di che cosa ha bisogno? Abbiamo bisogno di un reddito di cittadinanza, voglio sapere che i pensionati, le mie nonne, possano avere una pensione decente e non da 450 euro. Voglio sapere che ci sia un diritto allo studio, voglio sapere che ci sia un diritto al lavoro. Questa è la priorità del popolo italiano oggi, non la riforma costituzionale. Quindi anche questo ci lasci riflettere e soffermiamoci a pensare, perché per loro è questa fondamentale. Ci vengono a dire che queste leggi non si possono fare perché il meccanismo per fare delle leggi appunto è troppo complesso e che grazie a questa riforma tutto sarà più snello. La legge Fornero è passata in 40 giorni, in 40 giorni. Soffermiamoci a pensare a questo. Non è la priorità la riforma costituzionale, sono i nostri diritti che devono essere rispettati. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, mi fa sempre tanto piacere venire a trovare i ragazzi di Castiglione della Pescaia e i cittadini che oggi sono interessati a questo dibattito. Io in realtà non entrerò negli aspetti tecnici, perché se devo dirla tutta, quando si parla della Costituzione probabilmente gli aspetti tecnici sono le ultime cose che dobbiamo guardare e non dimenticare mai che sono uno strumento finale. Quello che noi dobbiamo capire quando parliamo della Costituzione italiana, ma di qualsiasi Costituzione, è qual è la direzione. Che direzione dà la Costituzione al nostro Paese? La Costituzione non è una legge normale, non è che io faccio una Costituzione per disciplinare la larghezza del marciapiede, né per disciplinare come deve essere un contratto di lavoro. Con la Costituzione do una direzione a un popolo e la do non per un anno, per 3 anni, per 10 anni, per 50 anni, la do per secoli. Questa è la grandezza, la meraviglia della Costituzione. È il primo segnale di grave ignoranza istituzionale di chi in questo momento sta proponendo una riforma della Costituzione. Sta proprio in questo. La nostra Costituzione è vecchia. È vecchia di 70 anni. Allora verrebbe da dire che la Costituzione degli Stati Uniti mi pare sia vecchia di 200 anni. Se una Costituzione per un secolo, 2 secoli, 3 secoli non è stata toccata, non vuol dire che è vecchia, vuol dire che era quasi perfetta, proprio quando è nata. E guardate, non è difficile cercare di capire fuori, perché anche questa cosa io non la sopporto quando dicono, io sto provando in questi giorni perché giriamo tanto in giro, ogni tanto ti confronti con uno che dice che dobbiamo votare sì, che dovremmo votare sì, e poi ogni tanto io provo a capire, ci provo, mi sforzo, dico vediamo, allora una delle obiezioni è non c'è paese in Europa dove ci sia il bicameralismo perfetto, a parte che non è vero, però il punto è, noi non siamo la Francia, noi non siamo la Germania, non siamo l'Inghilterra, non siamo la Spagna, noi siamo l'Italia,
Questa è la Repubblica Italiana che è orgogliosa della propria storia e non ha bisogno di sapere gli altri, di copiare la storia degli altri, perché la Costituzione è questo, è il risultato della storia di un popolo ed è la base per una storia nuova, per le nuove generazioni. E allora quando io guardo la nostra Costituzione, per fare un termine di paragone, dico qual è la direzione? Che direzione aveva? Ed è facile, è facilissima. Tu leggi un articolo, una parola, un comma, dicono tutte la stessa cosa. Nessuna nuova generazione dovrà più conoscere la dittatura che noi abbiamo sofferto sulla nostra pelle. E questo, i padri della Costituzione ci hanno detto questo in ogni articolo, sia nella prima parte in cui vengono riconosciuti i diritti di ciascuno di noi, che nessuna forza politica, nessun dittatore avrebbe dovuto più immaginare di calpestare, ma anche nella seconda, in cui ci sono tutta una serie di pesi e contrappesi istituzionali, compreso il bicameralismo, che dovevano impedire ad un dittatore di poter sopraffare gli organi di garanzia della Costituzione. E io devo dire che hanno fatto un buon lavoro. E poi, e guardate, ci sono dei messaggi della società, perché la chiarezza, quello che ti spiazza della Costituzione vigente. Io leggo, vengono letti tanti articoli, io ve ne leggo uno che viene letto un po' di meno, che è l'articolo 4 della Costituzione, che riguarda il diritto al lavoro. E dice al primo comma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. E fino a qui diciamo che è abbastanza istituzionale, ma è il secondo comma che ti apre proprio una rivoluzione mentale. Ti dice: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Cioè il lavoro non è visto come uno scambio dietro un reddito che ti faccia arrivare a fine mese, è visto come qualcosa che tu hai scelto affinché tu possa contribuire allo sviluppo non solo materiale ma anche spirituale del paese, no? È una cosa incredibile, è di una modernità allucinante. Ora io mi chiedo, ma come possiamo essere passati da quel concetto di lavoro al Jobs Act? Com'è possibile? Qualcosa è peggiorato ed è incredibile che le persone che hanno peggiorato l'idea della società stanno riscrivendo le regole della nostra Costituzione. E allora ritorno alla domanda iniziale, qual è la direzione? Che direzione mi vuoi dare, Renzi, con questa Costituzione? E guardo e piano piano vedo che c'è tutta una serie di menzogne che adesso vedremo brevemente, per arrivare a un punto: togliere il diritto di voto ai cittadini. E ti accorgi, perché guardate che se noi facciamo un salto indietro di 80 anni in uno dei periodi peggiori della nostra, del nostro paese, noi adesso siamo in grado di giudicare e dire ma insomma la dittatura. Ma se nella mente di chi viveva quei momenti non è sempre facile, quando sei dentro la storia, riuscire a capire cosa sta succedendo. E allora io dico, facciamo un passo indietro, guardiamo questa Costituzione respirando un attimo, non andando a infognarci, perché l'articolo 70, capito? Che non è da capire, non ci dovete nemmeno provare a capire l'articolo 70, perché tanto non si capisce, è fatto apposta. Voi dovete fare una scommessa con i vostri amici, colleghi di lavoro, e dice, guarda, io sono disposto a votare sì se tu riesci a leggere ad alta voce l'articolo 70, non a capirlo, a leggerlo. Quello è un articolo che non riesci nemmeno ad arrivare in fondo, perché dopo un po' ti viene un po' d'asma, un po' di nausea. È un articolo fatto apposta per distrarti.
E guardate, non c'è niente di diverso. Quante volte vediamo su Striscia la notizia, il tizio che viene in casa e ti dice alla persona anziana, no? Guarda, ti sto facendo risparmiare, vedi qua, e intanto c'è il complice che entra dentro e va a rubare soldi, no? Guarda qui, loro ti stanno distraendo, guarda, qui ti facciamo risparmiare, e intanto ti stanno rubando il diritto di voto, che è la cosa più preziosa che abbiamo, ed è la motivazione chiara a tutti. Una classe politica che si è accorta che c'è una voglia di cambiamento all'interno del paese, che va oltre un'informazione che disinforma e che va oltre la crisi economica, c'è la voglia di cambiamento che è percepibile in tutto il mondo occidentale. La classe politica che governa si è resa conto che per salvarsi dal cambiamento ha bisogno di togliere ai cittadini il diritto di votare. Questo è il punto. E noi, quando parlate con colleghi, amici, familiari, dovete dire: guarda, non ti fare rubare la cosa più preziosa che hai, che è il diritto di voto.